Benvenuti ai nostri corsisti in questa nuova lezione su sicurezza in cantiere gestita in digitale e in particolare attraverso l'utilizzo delle app specializzate appunto nella gestione del cantiere come Emela. Siamo sempre con Emanuele Zamponi, che è uno dei cofondatori di Emela. Ciao Daniele. Esplorare adesso, dopo che abbiamo fatto sempre per ricordare i vari passaggi anche delle lezioni precedenti, abbiamo fatto le similitudini con WhatsApp, abbiamo fatto tutte le funzioni che sono collegate anche alla gestione dei documenti che vengono caricati e delle foto che possono essere modificate. Abbiamo affrontato il tema molto importante anche dei verbali e delle checklist che si possono fare su Mela, quindi il livello evoluto di Mela rispetto alle funzioni base di WhatsApp e in particolare poi con l'ultima novità che Mela ha introdotto, quella della notarizzazione dei verbali che vengono fatti sull'app, quindi per garantire anche proprio un livello di tra virgolette sicurezza dei documenti e di verificabilità. Ora, se le funzioni di WhatsApp rendono, stile WhatsApp, rendono assolutamente facile da utilizzare Mela, se le sue funzioni avanzate permettono di svolgere con tanto di firma anche le attività che vengono normalmente richieste per un coordinatore o per un direttore dei lavori, con la presenza di altri soggetti, il verbale, le firme, le checklist, ora affrontiamo un altro dei temi che sono classici e che Mela aiuta a risolvere e a gestire in minor tempo. Quindi il principio fondamentale, lo ricordo sempre, è non torno dal cantiere in ufficio per gestire tutta la documentazione, completo tutte le attività che la legge mi impone, la 81, titolo 4, mi impone come coordinatore, semplicemente utilizzando in cantiere un telefonino e l'app Mela. Uno dei temi importanti, se non strategici per la sicurezza, è quello della gestione dei costi della sicurezza, ma questo in generale, ripeto, vale il famoso libretto di cantiere delle attività fatte, e questa è un'altra delle funzioni che me la permette, e completata questa poi vedremo come in realtà il vero cuore pulsante di tutta l'operazione, perché ci sono coordinatori più smart, ma il mondo potrebbe essere ancora analogico con cui confrontarsi, soprattutto gli organi ispettivi, e quindi tutte le fasi e le funzioni dell'esportazione che già abbiamo visto nei vari passaggi delle precedenti lezioni, ma che oggi concluderemo con una panoramica delle diverse tipologie di esportazione con i filtri, anche abbiamo visto si può esportare in PDF, Word, Excel, e anche selezionare un periodo determinato del cantiere che vogliamo esportare. Quindi insomma di argomenti e di cose da far vedere, insomma, Mela non finisce di stupire. Quindi Emanuele, passo a te la parola, ti rendo intanto subito la possibilità di condividere il tuo schermo e direi che possiamo passare a conoscere nel dettaglio queste nuove funzionalità di Mela. Assolutamente. Allora, stavo provando a condividere, eccomi qua. Sì, ora sì. Eccoci qua. Quindi torniamo nel mondo Mela. Io sono sempre sul cantiere col telefonino, con l'app Mela, quindi tu sei in ufficio e io sono in cantiere, ci sono. Mi segui. Allora, entrando dentro, ripercorriamo velocemente quello che hai detto, ho i miei cantieri, il cantiere demo, ho tutta la nostra storia del nostro cantiere, che ormai inizia a essere quasi un cantiere vero con la sua longevità. Ricordo che dietro ai tre puntini in alto, contenuti e attività, abbiamo tutte le nostre foto, piuttosto che i file che abbiamo già raccolto, piuttosto che i verbali che abbiamo già fatto, quindi abbiamo fatto un ripasso velocissimo. Ora, mettiamo che siamo giunti a sera e dobbiamo iniziare a fare i conti di chi ha lavorato, quanto ha lavorato, quali sono state le attività, e quindi tenere conto di quella parte di contabilità nella gestione del cantiere, ok? Che può essere contabilità di sicurezza, che può essere contabilità di produzione, che può essere contabilità dei costi e quant'altro. Per farlo,
sempre all'interno della chat, io andrò con il più in basso a inserire questa contabilità rapportino. Questa è una funzionalità talmente cruciale che noi stiamo continuando a migliorare di continuo, okay? Quindi non è una fotografia statica di me, la vedrete che tra qualche mese questo migliorerà ancora. Però Anche iniziamo a dare. Alla fine i conti si fanno con i rapportini e il libretto delle attività fatte, quindi per quanto vogliamo essere digitali, ma insomma, poi alla fine è quello che conta in un cantiere. Infatti, allora, vedi che in questo rapportino noi abbiamo, vabbè, prima di tutto la data del rapportino, potrebbe essere oggi, ma potrei essere anche avere la necessità di registrare delle cose che sono avvenute ieri o il giorno prima, no? Per mille motivi. Mi sono dimenticato quant'altro. E quindi questa contabilità del, che me la chiamiamo anche data di riferimento, è quella che dice veramente a quando appartiene questo rapportino. Okay? Seconda cosa, vediamo qui sotto quelle che noi chiamiamo sezioni del mio rapportino, dove io posso andare a registrare, seguendo le varie sezioni, diversi valori, diverse misure. Andiamo a scoprirli un attimo insieme. Intanto diciamo che queste sezioni sono completamente configurabili per l'utente, dopo lo vedremo come. Quindi io potrei non aver bisogno delle persone, dei materiali, dei mezzi, ma voler tenere traccia soltanto delle lavorazioni svolte, per esempio. Questo è tipico magari di una persona che è interessata solamente allo stato avanzamento lavoro. Mentre se io sono magari un impresario, la mia prima necessità sarà quella di tracciare Le quante ore persone. hanno lavorato le persone. Quindi guarderei queste sezioni come sezioni che caricano costi o sezioni che misurano avanzamenti. Quindi capite, persone, materiali, mezzi, noleggi, probabilmente nella mia configurazione caricheranno costi. Lavorazioni svolte nella mia configurazione invece sarà una parte che uso per i libretti misure poi fondamentalmente e quindi poi nel mio registro di contabilità loro andranno a fare il registro di contabilità e poi lo stato avanzamento lavoro. Quindi io posso, provo a semplificare, decidere di tenere traccia solo dei costi, decidere di tenere traccia solo dei libretti misure o decidere di tenere traccia di entrambi. Ok? In questo caso io ho voluto fare la cosa più complessa, tenere traccia di entrambi. Dopo andremo a vedere come disegnare questa sezione, ok? Quindi però io oggi voglio far finta di essere, se volete, sia un direttore di commessa, per esempio, ok? Per esempio, io sono un direttore di commessa che ha interesse di tenere traccia sia che persone hanno lavorato nella mia commessa, quante ore hanno lavorato, piuttosto che i materiali che sono arrivati, ma anche di vedere come stanno avanzando i miei lavori rispetto alle mie voci di computo metrico, no? Poi Certo. fondamentalmente. Perfetto, quindi Che poi per un coordinatore è la stessa cosa, sono avanzamento delle attività che riguardano la sicurezza previste nel PSC, quindi lavorazioni svolte e materiali utilizzati. Ok, quindi. assolutamente, la stessa identica cosa dove il computo metrico, in quel caso, come hai detto giustamente tu, sono le azioni del piano di sicurezza, insomma, quello è il fondamentale. Benissimo, persone, vedete io dentro ho la mia lista delle persone, ma potrei anche aggiungerne di nuove. Prima selezioniamone uno che già esiste, Bianchi Andrea, mettiamo che ha lavorato 8 ore e poi aggiungiamone uno nuovo invece. Vedete che in basso anche aggiungi. E io posso dire che per esempio è Francesco Verdi, e voglio anche dargli un costo orario, quindi darò, vedete, unità di misura, lo misuro in ore, quindi per ora, e il suo costo orario magari sarà di 35 euro l'ora. Potrei inserire anche altre voci come la quantità che ha lavorato, quindi metto 7 ore, no? Oppure se lo conosco anche il suo codice fiscale, quello che è. Allora,
Vedete che ho inserito a questo punto Francesco Verdi e Bianchi Andrea, ok? Ognuno di loro ha lavorato una certa quantità di ore. Questo è importante perché poi, scusami Emanuele, lo vedremo dopo nell'esporto, perché detta così sembrerebbe ok, ma potevo anche prendere sul foglio di carta 7 ore, 8 ore, no? C'ho l'elenco del lavoro, così. Lo vedremo cosa cambia, a parte poterlo configurare poi da desktop, ma vedremo cosa cambia in fase di esportazione, perché l'elemento 7 e l'elemento 8 su carta rimangono carta, poi devi tornare in ufficio, metterli su Excel, mettere gli altri valori e ottenere il valore complessivo. Mentre in questo caso solo aver messo 7 e 8 e il costo orario, in fase di esportazione vedremo che poi il libretto terrà conto dalla data del alla data del quanto sono costati, cioè, e poi nell'esportazione che si fa i calcoli mela, ok? Quindi adesso sembra banale, però ci tengo a precisare che lo vedremo dopo l'utilità di metterlo su mela e non su carta. Sì, e poi una volta segnati me li ripropone mela, quindi in realtà poi quell'operazione di crearne uno nuovo, al massimo la farò una volta. Okay. Andiamo avanti. Voglio segnare dei materiali e qua io posso dire che abbiamo usato del tubolare, vedi, dire che questo qui ne abbiamo usato 25 metri, piuttosto che e avanti così. Quindi anche i miei materiali, se io per esempio non so se ho qualcosa in PVC, perfetto, tubo in PVC, vedi che ricerco, perché i materiali poi tipicamente sono tanti, sono qualche migliaio, quindi mela poi non posso andare con lo scroll a cercarmi, no? Diventa difficile. Quindi io posso, tramite la mia lente di ricerca, trovare quello che mi interessa. Quindi e quella logica anche qui che segue un po' su WhatsApp, quando ho tantissimi contatti, poi non è che mi ricordo tutti, andare a scrollare per trovarli, e allora che faccio? Niente, metto le prime 2 o 3 lettere per trovare la persona che sto cercando. Qui in questo caso, essendo i materiali tantissimi, è chiaro che questo velocizza poi la ricerca dei materiali. Ora voglio fare un'altra cosa, perché poi i materiali sono tipicamente consegnati in cantiere tramite dei documenti di trasporto, no? Sì. Quindi voglio farvi vedere questa funzionalità della macchina fotografica, perché io posso scrivermi a mano i materiali, ma posso anche azionare, in questo caso, il tasto che ho premuto. Finora per scriverli a mano ho premuto i più, no? Ho sempre, sono andato sì, su questi più o sul materiale, ho cliccato con il dito e ho iniziato a selezionarli da lista o a mettermi nuovi. Ma posso anche con la macchina fotografica andare a fotografare direttamente. Ora, questa cosa funziona sempre male perché sto facendo una foto a uno schermo di un computer, però se sono abbastanza bravo e riesco ad essere adeguatamente ortogonale, e la cosa bella è che gli architetti cosa vuol dire ortogonale lo sanno, quindi vedete che lui ha letto le mattonelle ingresso porcellanato piuttosto che la colla MAPEI da solo dal mio documento di trasporto. Ecco, no? Qui di nuovo l'intelligenza artificiale, no? Che pensiamo in realtà sia cosa per smanettoni, non sappiamo dove. In questo caso ha fotografato, ha, come hai fatto vedere prima, legge l'immagine, perché nelle altre immagini che abbiamo utilizzato nelle lezioni precedenti vedeva dove era il mouse, le tue chiavi, la tastiera del computer, no? Interpretava l'immagine. In questo caso, in maniera più specialistica, va a leggere un documento di consegna, di trasporto, e ingloba automaticamente il testo che trova sulla bolla e lo fa diventare il percorso dati, quindi ritorniamo al discorso di database, all'interno di mela. Okay, quindi questo perché? Perché sappiamo consapevolmente che stiamo andando verso il digitale, ma è indubbio che ci troveremo spesso e volentieri la carta di fronte. Allora qui Mela interviene ulteriormente, sfrutta gli algoritmi di lettura delle immagini per semplificarci ulteriormente il lavoro. Sai, poi non è detto che sia... Io ho fatto l'esempio dove io faccio in cantiere una foto al mio documento di trasporto che è stato consegnato, e in quel caso
In qualche modo lo sto, nel digitale si chiama smaterializzazione del documento, no? Lo sto, sembra che con la spada laser lo smaterializzo. Ma Star Wars. sì, in realtà quello che ho fatto è che ne ho fatto una foto, l'ho registrato all'interno di un documento, di un oggetto dedicato alla contabilità in mela. L'ho inserito nella mia libreria delle foto dei documenti di trasporto e quindi poi non lo perdo più. Quindi quello per me è la cosa principale, più importante, che a questo punto smaterializzato vuol dire che lo potrei anche perdere, ma in realtà è già nel mio archivio. Quindi le persone in ufficio hanno già accesso a quel documento di trasporto, eccetera, eccetera. Facciamo un passo ulteriore. Se io ho questo documento di trasporto o una fattura, perché poi il documento è talmente simile che per l'intelligenza artificiale sembrano quasi la stessa cosa, per come l'abbiamo disegnata noi, Certo. probabilmente. Quindi se mi è arrivata la fattura per email, quindi non è più un documento Cartaceo. in cartaceo, ma è un PDF, benissimo, è la stessa identica cosa. Dopo te lo faccio vedere dall'ufficio, lo carico direttamente. Però andiamo un attimo avanti. Mezzi funzionano nello stesso modo. Mettiamo che noi abbiamo usato la piattaforma 20 metri per 5 ore, no? Metterò. Vedete che tutte queste cose che ho messo finora, o quasi tutte, in realtà due materiali non hanno il costo, quindi dopo magari vorremmo in ufficio andare a metterlo il costo quando lo sappiamo. Però molti di questi hanno un costo e questo costo genererà quei conti in automatico. Quei conti automatici, perché è lì poi la parte più Economico. succosa dell'operazione. Voglio andare a scrivere un'informazione in più, quindi voglio dire, oltre a quello che le risorse che ho usato, quindi i costi che abbiamo generato in cantiere, voglio anche scrivere, e qui ho cliccato sulle lavorazioni fatte, voglio anche scrivere quelle che sono le lavorazioni che abbiamo fatto. E vedi, come sempre, no? Se io ho fatto gli scavi, scrivo scavo e lui mi dà i scavi di profondità. Ora, questi sono degli esempi, No, naturalmente. chiarissimo. Quindi mettiamo che abbiamo fatto uno scavo per 10 metri, ok? Creo contabilità. Come vedi, queste informazioni si inseriscono sempre sulla mia chat. Sempre all'interno del nostro flusso di informazioni che ci Quindi alla scambiamo. fine tutto quello che si fa ritorna sulla chat. Si apre una Assolutamente. finestra, compilo questi dati o fotografo le informazioni di cantiere e poi automaticamente ritorno nuovamente sempre nel cuore di Mela, che è la chat, non si va fuori da lì. Torniamo un attimo in ufficio e vedi che io ho già ricevuto la mia contabilità, il mio rapportino, no? Il mio rapportino di oggi. Questo rapportino ha varie informazioni, tra cui vedi che ha allegato anche la foto del documento di Certo. trasporto che ho fotografato prima, no? Quindi e vedi che lui aveva letto in automatico i miei 100 metri quadri piuttosto che 10, ma 10 non mi ricordo cosa, 10 sacchi di colla. Ok? Bene, voglio modificarla perché io in ufficio, per esempio, conosco i costi di queste mattonelle al metro quadro. Va bene, quindi vedi, entro in mattonelle, quindi ti faccio vedere anche l'interfaccia lato ufficio che mi permette di modificare questi costi. E io qui posso dire che le nostre mattonelle sono mattonelle a 50 euro al metro quadro, e che i sacchi di colla costano 15 euro l'uno. Modifico la contabilità e vedi che tutti questi dati vengono continuamente E questo è aggiornati. importante ricordare ancora una volta, come l'inserimento dei lavoratori, come l'inserimento delle macchine, le altre cose, che una volta fatto poi Mela te le ripropone, quindi non è che deve reinserirle Se nuovamente. li ricorda, infatti. Bene, andiamo nel nostro, invece che nei contenuti attività, in questo caso andremo nel riassunto contabilità. E vedi che il nostro riassunto contabilità inizia a contare i costi, l'avanzamento dei costi del cantiere. E E vedi questo è che importantissimo perché vuol dire dalla mia app o dal mio desktop posso vedere come sta andando in tempo reale man mano che metto
i vari costi, le varie attività, l'avanzamento di quel che riguarda le lavorazioni previste nel PSC, l'avanzamento dei ponteggi, delle reti, delle sbadacchiature, no? Dei cassoni di protezione, cioè delle parapettature, delle linee vita, cioè tutti i costi della sicurezza, e ovviamente direzione dei lavori, o se sei impresa, ovviamente la contabilità interna, e vedo anche diviso sul grafico con vari colori le voci che si vogliono fare. E cosa carina, sopra c'è anche il famoso dal al con i calendari, no? E quindi questo mi permette di avere sotto costo, sott'occhio anche quelli che sono periodi limitati del cantiere. Quindi posso avere l'interezza del cantiere e un periodo limitato del cantiere. Infatti vedi che se io gli chiedo i costi della settimana scorsa, dove noi non avevamo messo nessun costo nel cantiere, ok? Lui mi dirà che non ci sono dati da mostrare perché il costo ancora, il cantiere lì non aveva ancora generato costi. Se invece io gli chiedo i costi mettiamo dell'intero cantiere dal 1 marzo fino a oggi, vedi che lui mi torna a dare questo. Quindi lui ha una percezione temporale anche dei costi, di come stanno avanzando questi costi, ok? Ti Senti, volevo far vedere. quelle freccette accanto alle voci, che cosa sono? E ci servono per andare a vedere Il come dettaglio. il dettaglio di come questi costi si stanno generando. E l'altra cosa importante, quando io entro dentro al dettaglio e inizio a visualizzare le pere con le pere, fammi dire, posso andare a vedere non solo il costo, ma anche le quantità che sono state utilizzate, ok? Stessa cosa, e mi viene bene, nelle lavorazioni che abbiamo svolto, vedi, io qui non ho un costo perché io volutamente non ho assegnato alle lavorazioni un costo, perché sennò starei facendo Un doppia doppio. contabilità, giusto? Devo decidere dove metto i Dove metti i soldi, costi, chiaro? ok? Posso decidere di tenere traccia, di sfruttare questo strumento lato guadagni, quindi stato avanzamento lavori, e quindi sarei andata a valorizzare le mie voci di guadagno e non voci di costo. Io invece ho voluto fare un'analisi contabile per costi, quindi per voci di costo, e ho voluto sfruttare comunque lo strumento per tenere traccia del mio avanzamento lavori. Aggiungiamo un'altra contabilità da ufficio, lo faccio questa volta, quindi contabilità rapportino, e voglio dire per esempio che le lavorazioni svolte sono, oltre a quella che abbiamo visto prima, abbiamo montato le nostre, erano arrivate quelle 60-30, abbiamo montati 70 metri quadri, ok? Vedi che posso aggiungere delle didascalie sempre. Sì, se ci sono delle note particolari per quel tipo di lavorazione che è stata fatta. Con distanziatori da 2 mm. Da stuccare prossima settimana, per esempio. E posso anche da qua, come abbiamo fatto prima, dire che Andrea, in questo caso, mettiamo che ha lavorato un'altra 7 ore e avanti. Materiali, ti volevo far vedere che anche da qua posso caricare il mio documento di trasporto e andare a prenderlo. Proprio avevamo detto, se fosse Il PDF arrivato in ufficio, no? Dalla mail. dalla mail, quindi lo caricherei anche come un PDF. Lui mi dice che serviranno alcuni secondi, quindi, e vedi che come prima, no, ha ricaricato, mettiamo che ce l'abbiano consegnato un'altra volta questi Sì, no, mattonelli, questo è sempre. importante, quindi vuol dire che se io sono lato cantiere col mio telefonino, fotografo il documento di accompagnamento e trasporto e mi prende i valori sia del materiale che viene preso, sia i valori dei prezzi e delle quantità. Ok, no, sono in ufficio, mi è stato inviato, niente, sto caricando il PDF, questa volta invece di interpretare l'immagine scattata lì sul cantiere, sta interpretando sempre l'algoritmo quello che è il PDF che viene caricato e riporta in automatico quelli che sono i valori sempre. Quindi in realtà è un risparmio di tempo bestiale. Sì, voglio anche raccontare le parti dove ancora non abbiamo risolto l'intero puzzle.
Sei molto corretto, insomma. Cosa succede a volte? Arriva il DDT in cantiere e io faccio la foto e così ho informato le persone che è arrivato quel tipo di materiale. Dopo un mese arriva la fattura in ufficio e ora a questo punto che faccio? Carico la fattura? Sarebbe bello, ma è un po' problematico perché se io carico la fattura, lui andrà a fare a contabilizzare quelle mattonelle 2 volte. Certo. Quindi devo decidere, probabilmente tornerò indietro e andrò a modificare i prezzi unitari per dire guarda, quelle lì erano costate tot. Il mio consiglio che continuo a spingere è questo. Puntate i piedi con i magazzini affinché facciano 2 cose. Uno, non vi facciano uscire dal magazzino senza sapere quanto costeranno i materiali che state portando a casa e quindi perché no, li scrivano direttamente anche sul documento di trasporto o vi facciano fattura prima. Seconda cosa, le fatture divise per cantiere, sempre, sempre, Sì, che sempre. quello poi è il nodo fondamentale, no? Le fatture, allora, quella che mettano i costi sul DDT, vabbè, potete discutere se dicono di no, va bene uguale. Che non vi facciano le fatture divise per cantiere, questo è un problema enorme perché poi andare a testimoniare quali materiali sono andati in quali cantieri e come fare a computare qual è, diventa veramente Sì. un incubo. Comunque per esperienza credo che il DDT sia quello più importante in questo momento perché era lì in cantiere, mentre la Certo. fatturazione, essendo adesso elettronica, se lo importano i sistemi di contabilità e quindi diciamo Certo, anche. però Però anche quello, insomma, quando poi si va a parlare di costi, visto, avere le fatture divise per cantiere, secondo me è una cosa fondamentale. ovviamente agevola da morire, insomma, no? Quindi, inseriamo questa seconda contabilità, vedete, no, che abbiamo, è come sempre il mio PDF allegato, quindi vedete che prima avevo allegata la foto, ora ho allegato il documento. Vedete che qui abbiamo inserito anche una didascalia. Posso inserire anche un Tag, tag molto utile dopo in così uno si ricorda esportazione. se quella contabilità riguarda il bagno, riguarda la terrazza, riguarda il lato est dell'edificio, il lato ovest. Infatti, Questo è infatti, infatti, importante. e quindi questo è importantissimo, la cucina per esempio in questo caso e il bagno nell'altro. Vedete che il nostro riassunto contabilità si sta. Che ho Eccolo. fatto? Aggiornando, i nostri costi stanno seguendo le varie informazioni che noi stiamo inserendo, così come nelle quantità le nostre, ops, scusate, le nostre voci di lavorazioni svolte stanno aumentando. Quindi io qui sto scrivendo con i miei vari libretti di misure il mio stato avanzamento lavoro, ok, fondamentalmente. E questo è, ripeto, l'importanza lo stiamo facendo in cantiere, che non Sì, devo sì, tornare sì, in sì, sì, ufficio. sì, 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 sì. Questo è ovviamente fondamentale. Uguale, lo vedo dall'app volevo fare anche, ecco, aggiungere questo aspetto del preventivo, ora ve lo faccio vedere. Aspettate che non si è aggiornato, perché non si è aggiornato? Eccolo qua, ora Io il sì. mio lo vedo aggiornato. Ok, sì, si doveva aggiornare un attimo. Eccolo qua, quindi stessa identica visualizzazione dalla app, costo, quantità, la quantità delle lavorazioni svolte, per esempio, piuttosto che il costo dei materiali usati o la quantità dei materiali Cioè, e usati. questo vorrei sottolineare perché l'ho visto utilizzato. La comodità di stare in cantiere, dice scusa, ma a che punto siamo? Io dico, ok, aspetta, fammi sentire la contabilità, no? Chiami in ufficio, no, aspetta, apro l'app, così come vado sull'app della banca e vedo il conto corrente come sale o come scende, altrettanto stiamo guardando qui effettivamente in tempo reale, solo col telefonino, solo avendo scaricato l'app, quello che è il percorso della nostra attività di cantiere, quindi capire che
è proprio un diverso modo, no? Una forma mentis diversa che si acquisisce lavorando con le app. Nello stesso modo noi abbiamo voluto mettere questo piccolo aiuto del preventivo, questo non è niente di magico, ma io posso dire per esempio che il mio preventivo è 10.000 euro e lui mi dice guarda che stai perdendo 1.800 euro. E questo è già un segnale d'allarme. Hai visto che cambia di colore? Cambia subito di colore, sì. Posso dirgli che il mio preventivo è 20.000 euro, mi dice no, stai guadagnando 8.000 euro, dai. E questo trovo che sia un'altra cosa molto carina. Sì, molto semplice, molto immediata, ma insomma, come dire, l'alert direi che è fondamentale. Quindi di nuovo i tre puntini, riassunto contabilità e vedo come stanno avanzando le cose, divise per le varie sezioni, ok? Quindi in questo caso 700 euro di personale piuttosto che 10.000 euro di materiali. Lo uso, torno a dire, lo uso anche per fare il mio stato avanzamento lavori. Vedete che in questo caso io non ho dato una valorizzazione economica alle lavorazioni svolte perché il mio intento è quello semplicemente di fare dei libretti misuri per fare l'avanzamento lavoro. Allora facciamo un po' di esportazione. Torno in ufficio, seleziono il cantiere per entrare nel mondo delle esportazioni, esporta. In questo caso io andrò ad esportare il rapportino e contabilità. Facciamolo prima in PDF. Eccolo qua. Vedete che lui mi fa... Questa è la cosa bella che a me piace tanto, che è quello che mi dà la possibilità, in alto a sinistra, riassunto contabilità. Sì. Quello mi piace tanto, cioè io quando ho finito la giornata in cantiere e ho messo tutti questi valori, non solo li ho messi singolarmente, ma quando li esporto, se si vede la colonna a destra, totale, in realtà, vedete, c'è cioè il costo unitario, l'unità di misura, la quantità... In esportazione rapportino, poi te lo calcola e quindi dice, diamine, ecco, che poi l'abbiamo visto prima ovviamente nel cerchio in cui dava gli importi, te lo calcola, ti dà i totali e in alto a sinistra del rapporto ti sta indicando a che punto è la contabilità del tuo cantiere. Cioè questo senza dover tornare in ufficio, aprire Excel o mettere la contabilità se si hanno altre applicazioni e via dicendo. E poi vedi che sotto trovo anche i rapportini giorno per giorno di quante ore hanno lavorato le varie persone, piuttosto che i materiali usati, piuttosto che lavorazione hanno fatto in quel giorno di ispezione. Perché nella fase iniziale c'è la sintesi, no? Il famoso quadro di cantiere, il cruscotto, dove sto vedendo le importazioni. E poi, dopo il cruscotto, giorno per giorno, non ore lavorate, scavi fatti, piastrelle montate, ponteggi sviluppati e via dicendo, io vado a vedere effettivamente ogni singolo rapporto, quello che è l'effettivo avanzamento del cantiere. Il tutto con un paio di clic. E poi vedi come sempre, no, che io posso filtrarlo per data, per esempio. Quindi questo filtro temporale dice dammelo nel mese di febbraio, nel mese di marzo e nel mese di aprile, io lo posso fare. Faccio un ulteriore step, chiedo sempre i rapportini, ma vado e li esporto questa volta in foglio Excel. E questa è un'esportazione secondo me molto utile. Perché ci permette... Tutti abbiamo una contabilità diversa, no? All'interno dell'ufficio, e quindi poterlo importare da Excel è uno dei passaggi fondamentali. Sì, e ci permette. Ecco, ora io ho un setting particolare, fra poco lo cambieremo. Io ho chiesto a Mela di inserire ogni singola voce di contabilità in un unico foglio, quindi vedete che io vedo tutte le mie voci di contabilità per data di riferimento di quella contabilità, quando sono state inserite quelle contabilità, qual è il cantiere. E poi vedi che vedo anche le tag di ognuna di quelle voci, piuttosto che la didascalia che noi avevamo messo in quella contabilità. E poi vedo in questo formato, ma dopo ve lo faccio vedere anche foglio per foglio, le persone, i materiali, vedi, i noleggi piuttosto che le lavorazioni che abbiamo svolto. Questa voglio farvi vedere anche l'altro formato perché secondo me è molto interessante, quindi andiamo e ci permette di ricordare anche una cosa, in impostazioni
nel mio profilo io posso settare le mie preferenze su come voglio gli export, e come vedi, lui mi dice: vuoi avere le sezioni della contabilità in fogli separati in Separati. Excel? Quindi prima era no, ora metterò sì e torniamo a fare lo stesso identico export, vedrai che cambia e diventa più leggibile. Quindi lo faccio in Excel, lo esporto, lo apriamo ora. E vedi che ora io ho più fogli che seguono precisamente le mie sezioni. Quindi se ora io avessi chiamato una sezione registro di contabilità o libretti misure, per esempio, io avrei giorno per giorno le mie attività fatte e le quantità relative a quelle attività con la propria unità di misura. Capisci bene che questo è praticamente uno stato avanzamento lavoro. Chiaro. Che invece di dover andare a fare in ufficio dal foglio di carta mentre sono stato lì, l'ho fatto in cantiere, ho fotografato i documenti di accompagnamento, ho inserito i lavoratori, macchine, strumenti, quello che vogliamo, basta, ho finito, poi lo esporto in Excel. Poi per questioni di rapporto lo voglio in PDF e di nuovo lo invio via mail, lo condivido con gli altri del gruppo o, come abbiamo visto, Mela si collega su WhatsApp e quindi prendi una cosa di Mela e lo porti su WhatsApp, fai la mail e lo mandi via mail, tanto è collegato a tutto il telefonino. E questo significa veramente risparmiare tantissimo nelle attività di back office e quindi il coordinatore si occupa di sicurezza un po' meno di contabilità. Che importante. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, i nostri contenuti e attività, che è un po' il modo di riorganizzare le varie informazioni che abbiamo inserito. Vedete che se ne è aggiunta una che si chiama contabilità rapportino, dove io trovo Le contabilità che vengono fatte. le varie contabilità che vengono fatte. Quindi io a questo punto posso o selezionarne qualcuna ed esportarle, oppure posso decidere di andare a vederla. Quindi ci clicco, se non mi ricordo male, lui mi fa vedere, ah, vedi, mi fa vedere i vari dettagli punto per punto, ok. Oppure posso proprio andare a questo rapportino. Quindi questo ci permette di, come sempre, i contenuti e attività ci aiutano a riorganizzare, ritrovare. Quindi quando queste fossero tante, no? Quindi giorno per Eh giorno sì, giorno per giorno, poi, di organizzazione. immaginiamo una contabilità giornaliera di un cantiere di 6 mesi e ovviamente no, cioè diventa tantissimo, lunghissimo e via dicendo. E quindi ovviamente io immagino che nella barra di ricerca, nel campo di ricerca, se io cerco mattonelle, poi lui che cosa fa? Mi dà la possibilità di trovare le mattonelle? Ora io ti cerco gli stanziatori perché se no erano tutti e due con le mattonelle, quindi non te l'avrei Ok, trovato. l'ha Ma vedi, trovato. lui cerca, sì, cerca dentro, cerca sempre dappertutto lui. Vediamo se io cerco scavo. Forse dentro le voci non lo so se ci cerca. Vediamo un attimo. Piastrelle. Sulla posa piastrelle. Proviamo un attimo insieme, non ne sono sicuro. No, non siamo ancora arrivati lì. Nelle note che metti, quindi evidentemente. Cerca nelle note, ma so che i ragazzi stanno lavorando per andare a cercare anche dentro, quindi Perfetto. Senti, Davide, arriveranno. un'altra informazione. La macchina fotografica, quindi l'abbiamo vista sui rapporti, sui, scusami, i DDT di cantiere, l'avevo vista anche su macchine, mezzi e quant'altro. Quello vuol dire che sostanzialmente posso fare la stessa operazione anche di quel tipo? Sì, fondamentalmente se mi portano per esempio la piattaforma e me la consegnano con un documento di trasporto, posso fotografare anche quello. Stessa cosa se vado a pagare la fattura del noleggio dei ponteggi piuttosto che il noleggio dello scavatore, io posso fare la foto anche a quella fattura e viene letta comunque. Perfetto, e quella automaticamente viene presa nei documenti. Sì, e va, quindi io posso far foto e salvare e mi crea un documento come questo che poi quando io ci clicco e ci vado dentro ho il mio DDT lì a disposizione, no? Ok, Quindi. senti, per concludere la lezione poi in questa panoramica delle esportazioni, avevo visto anche la funzione l'esportazione calendario. A che serve la funzione esportazione calendario? Allora,
Noi non abbiamo fatto un grosso lavoro sul calendario in queste lezioni, però fondamentalmente io da Mela posso creare degli eventi a calendario. Questo è importante perché in un cantiere avere, no, una serie di memo che mi aiutano a ricordare che, per esempio, ricordo sempre che per i coordinatori pericolo grave ed imminente, il coordinatore lascia una prescrizione operativa e chiede di mettere a norma, seguendo il PIMUS, il punteggio. Quindi ti do 48 ore per fare questo tipo di operazione. Vedi che io devo invitare poi le persone, quindi verdesca chiocciola gmail, giusto? Sì. Lui mi dice già che è nel cantiere digitale e poi io ti dovrò dire quando, tipo domani alle 5, ok, e posso settare già ricorrenza o quant'altro e salvare. Questo va a inserire e a creare proprio dei veri e propri Appuntamenti. appuntamenti a calendario. Bene, Manuela, abbiamo fatto questo panoramica del rapportino, del vantaggio di fare i lavori direttamente alla loro registrazione in cantiere. Questa cosa che trovo veramente fantastica dell'esportare, calcolare, tenere sotto controllo anche da app i costi della sicurezza, come stanno andando, le lavorazioni, come si stanno evolvendo e via dicendo. Quindi è chiaro che è proprio un modo diverso di operare all'interno del cantiere. Bene, credo che con questo Infatti. abbiamo fatto un bel lavoro di approfondimento su tutte le funzioni, di Mela e a questo punto ci aggiorniamo per la lezione successiva. Grazie Emanuele e buona serata anche Grazie mille, buona serata. a te. Ciao. Ciao ciao.